Ciao, come state? Io bene, anche perché sono arrivata nella Foresta Nera, uno dei miei posti e luoghi magici che almeno un paio di volte all'anno cerco di visitare e devo dire che cerco anche di trovare dei posti un pochettino diversi. Poi è vero che i paesi alla fine sono sempre gli stessi, quelli visitati, l'acquisto delle palline di Natale di vetro, e Friburgo, e le terme di Titise, quindi sul lago, e le terme di Friburgo, alla fine i 3 giorni, quattro, si esauriscono sempre lì. Però cerco sempre di trovare un posto dove andare a dormire, che non sia prettamente nelle città, ma che sia un po' immerso nella natura. Oggi, o meglio quest'anno, ne ho trovato uno veramente spettacolare. In un paesino piccolino, siamo a metà tra Friburgo e Titise, un paesino, dicevo, che è a 1000 metri d'altezza. Siamo praticamente nella Foresta Nera, quindi dietro casa abbiamo la foresta, e così questa mattina ho deciso di fare una passeggiata. Tanto passeggiare nella foresta, devo dire la verità, mi fa stare bene, mi fa stare in pace, poi si respira un'aria fresca, ma neanche troppo per essere il fine ottobre, inizio novembre, e anzi io speravo di trovare un po' di neve, un po' di freddo, e invece no, ci sono insomma 23-24 gradi, anche 26 ieri quando siamo arrivati, e quindi vabbè, si rimane in maniche corte, qui addirittura erano in pantaloncini corti o in costume a prendere il sole, perché effettivamente per loro è anche una temperatura inusuale, non sono abituati. Però anche bello comunque questa temperatura, perché insomma immergersi nella natura con questo tempo fa anche piacere, poi si vede il sole, si sentono tanti uccellini, c'è anche il picchio. Ho trovato tantissimi funghi, che però vabbè, insomma, non sono buone, o comunque io non conoscendoli non li ho raccolti, tant'è che ne ho proprio uno lì davanti rosso, adesso vi faccio vedere. Ma guardate che spettacolo, questa panchina giù per questa discesa in mezzo al bosco, dove poi sedendosi di qua uno, anche con un libro, cioè starebbe qui delle ore proprio per ammirare il panorama che si trova proprio davanti. In questo caso, insomma, uno dei tanti paesini che sono sparsi qua e là nella Foresta Nera. Tra poco vado a fare anche un giro in quello che è il paesino dove siamo arrivati ieri sera, quindi devo ancora visitarlo, non c'è molto, però c'è un campo da calcio enorme, ho visto, quindi quello aiuto, quello sicuramente sì. E poi niente, decido di fare qualche passeggiata per scoprire qualche altro paesino e immergermi ancora una volta in natura per poi andare a fare le terme. Tra l'altro guardate anche questa casetta, che bellina, adesso sono curiosa, vado anche a vedere se si può entrare dentro, perché sono le casette che ti permettono di vedere gli uccelli. Tra l'altro volevo solo dirvi che qui sono, visto che c'è scritto su questa panchina, anche se in tedesco, ma sono nel Nature Park della Foresta Nera, a sud della Foresta Nera, quindi comunque è un parco naturale. Bello, mi piace. Vi faccio vedere il funghetto che ho visto, che ho trovato, poi vado a vedere cosa c'è lassù e poi niente, torno verso casa e mi incammino nei boschi. Vado. Ah, comunque non si sta in piedi sulle panchine, non ve lo volevo dire, però. Ecco il funghetto, guardatelo qui. Guardate che bel funghetto rosso. Questo, secondo me, diventerà molto velenoso. Oppure buono. Boh, non lo so. Vabbè, vabbè. E poi la cosa bella in questo bosco è che c'è un mucchio di muschio che avvolge anche gli alberi, che lo fa diventare praticamente un presepe naturale, quindi basterebbe solo più mettere le casettine dei presepi e sarebbe insomma un bel luogo per poterne fare un po' di presepi. Vado a vedere la casetta. Addirittura sbarrata e c'è un mucchetto. Vabbè, sarà per la prossima volta, però devo dire che di qui io sarei qui tutta la vita, si sa benissimo. Ma devo scendere, devo andare. Torno, vi immergo nella foresta con me. E poi ci vediamo. Ah.
bellissimo. Non avete idea. È come affondare in un materasso morbido, soffice, dove ti puoi buttare e continui a rimanere nella parte morbidosa. Bellissimo, bellissimo. Guardate anche qua il muschio che sale e ricopre tutto praticamente dal basso. Sembra quasi di essere in un pozzo fatato. Pensate d'inverno con la neve. Io ci sono già anche venuta, la foresta nera innevata è qualcosa di magico e di spettacolare che solo vedendola, perché non si può raccontare, bisogna vederla. Bene, immersa nella natura, vi saluto e spero di potervi raccontare ancora qualcosa da qui dalla foresta nera. Un bacio, ciao! Molta leggiadria. Che bello, starei delle ore, 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 giornate qui così. Solo che poi mi sa che vengono a tagliare gli alberi e mi portano via. Potrebbe essere anche un bel bancone. Oh, se, dammi una birra. Però qui bisognerebbe bere la tisana.